notte dei tempi, molto lontano, esiste un luogo dove un grande orologio di pietra segna il tempo. Ed ogni notte a mezzanotte si ode un sibilo avvicinarsi. Sono le libellole portatrici del mistero della seconda magia. Tic, tac, tic, tic, tac, tic. La seconda magia ci parla del tempo ed è stata scritta con l'argento nel libro del tempo. Ci racconta che ogni cosa va e viene nel tempo ed ognuno di noi nasce e vive nel tempo. C'è il tempo di cantare, c'è il tempo di sognare, c'è il tempo per dormire, c'è il tempo per giocare, ma anche il tempo di fermarsi ad osservare la luna e il cielo, e ad una, tutte le stelle. Tic, tac, tic, tic, tac, tic. La seconda magia ci fa vedere il tempo come una bolla di sapone che contiene ogni cosa del tuo mondo. E ogni cosa è un magico momento, ed ogni magico momento ha il suo tempo. C'è il tempo per ballare, c'è il tempo per sognare, c'è il tempo per amare, c'è il tempo per giocare, ma anche il tempo di fermarsi e ad osservare il cielo azzurro, e ad una, tutte le nuvole. C'è il tempo di cantare, c'è il tempo per sognare, c'è il tempo per dormire, c'è il tempo per giocare, c'è il tempo per ballare, c'è il tempo per sognare, c'è il tempo per amare, c'è il tempo per giocare. Tic, tac, tic, tac.